Bentrovati cari amici, siamo qui quest'oggi a celebrare il mistero dell'Assunta. È per me motivo di gioia perché la parrocchia di Schignano è proprio dedicata a come patrona la Madonna Assunta in Cielo, ma anche la nostra cattedrale ha come patrona l'Assunta. Quindi ci mettiamo dentro un fiume di preghiera, di contemplazione del mistero di Maria. Se pensiamo, molte cattedrali d'Europa celebrano quest'oggi una giornata di festa grande. Ecco la donna vestita di sole, la donna che risplende per prima della gloria del suo figlio, il crocifisso risorto, e in un certo senso è lei la protagonista proprio perché lei ha profetizzato di sé dicendo: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Oggi celebriamo la gloria di Maria, certi nella luce della fede che anche noi parteciperemo alla sua stessa gloria. Soprattutto dobbiamo vivere la storia che ci è donata come anticipo della gloria che per noi si compirà. Come la Pasqua di Gesù ci fa rileggere la sua vita, la sua missione, così la Pasqua di Maria ci porta a rivisitare la sua vita e la sua missione. È l'Evangelista Luca a guidarci in questa riscoperta. Lo ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Elisabetta riconosce e attesta che Maria è vera madre di Dio. «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, a che debbo che la madre del mio Signore venga da me?» Ancora è Elisabetta che proclama e dichiara la beatitudine di Maria. «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». E Maria attesta la medesima coscienza di fede. «Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono».
Elisabetta, illuminata dallo Spirito Santo, dichiara la grandezza di Maria, che oggi celebriamo nella sua Assunzione. Condotta dal medesimo Spirito, Maria stessa celebra l'opera di Dio nella sua vita, che oggi contempliamo nel suo compimento. Ecco, Elisabetta e Maria riconoscono che all'inizio di tutto sta l'iniziativa gratuita e in attesa di Dio. Questa è la loro ed è la nostra benedizione. Noi siamo benedetti perché riconosciamo che la nostra vita non è soltanto nostra, ma è opera di Dio. Siamo benedetti se riconosciamo che Lui è all'opera nella nostra vita e se non riteniamo di essere noi soli ad agire, ma che Lui agisce in noi. Soprattutto Lui vuole agire per mezzo di noi. Ecco l'importanza della nostra personale vocazione. L'iniziativa gratuita e in attesa di Dio trova in Maria l'ascolto. Da pia israelita sa che Dio innanzitutto ci offre un rapporto e ci coinvolge in un dialogo dove la sua proposta possiede il peso specifico, la cifra decisiva nella nostra vita. Ecco perché l'ascolto determina tutta la vita di Maria. Elisabetta lo riconosce perché lei stessa è stata capace di ascolto. Maria ha cambiato la storia vivendo l'ascolto, perché ha riconosciuto la precedenza di colui che ha guardato l'umiltà della sua serva. Solo se ascoltiamo vivremo nella fede e cammineremo beati nella luce di Dio. La vita di Maria ha celebrato la grandezza di Dio e la sua misericordia, la sua grandezza che è misericordia. Ha fatto questo perché ha vissuto la misericordia e ha riconosciuto come il Signore con la sua misericordia trasforma e cambia la storia. Frequentemente il Santo Padre ci richiama questo. La storia è grande non per quello che facciamo noi, ma perché è il Signore a condurla, a cambiarla, a orientarla, a rinnovarla, nonostante i nostri limiti e oltre le nostre povertà e fragilità. Se noi diventiamo riflesso, impronta, manifestazione della sua misericordia, saremo a nostra volta capaci di manifestare la forza dell'amore misericordioso, di innalzare chi è umile e di aiutare chi è nel bisogno. Diversamente, promuoveremo una storia fatta di superbi, di potenti, di arricchiti, ma vuoti di misericordia e quindi vuoti di Dio, capaci di promuovere una storia di morte. Cher ami, meilleur vœu, à vous tous qui vivez ici les temps de vacances, nous demandons à Dieu que cette histoire qui est la nôtre soit une anticipation de la gloire de Pâques. Et comme Marie, nous apprenons à célébrer et à reconnaître l'initiative amoureuse de Dieu dans l'histoire, la relation qu'il nous offre, et qui exige que je nous écoute la manière dont que Dieu continue à gouverner notre histoire malgré tout. Et sia così un gioioso augurio per la vostra festa dell'Assunzione.